Racconto una storia. La sua vicenda potrebbe sembrare un film o una serie TV, ma è una storia vera dei nostri tempi. Potrebbe iniziare così. C'era una volta un bambino afghano di 10 anni, destinato a combattere con i talebani e diventare un martire. Ma grazie a un gesto incredibile di sua madre, oggi quel giovane bambino è un giovane uomo di 30 anni che ha scelto come patria l'Italia, il paese che l'ha salvato. E con noi stasera agli Stati Generali Syed Asnain. Buonasera. Buonasera, vieni. Accomodati. Un varietà, sei mai stato in un varietà? No, veramente mi sono contento di essere ospite di questo programma così Anch'io prestigioso, molto. sì. Intanto, buon anno. Questo è stato un Grazie. anno molto bello per te, il 2019 possiamo dirlo. Assolutamente sì, perché è stato l'anno in cui mi sono laureato, l'11 dicembre 2019, sì. Alla Sapienza di Roma, Alla Sapienza, sì. con una tesi intitolata La partecipazione dei rifugiati nei processi decisionali. E non è un caso, e ne parleremo. Oggi hai una bella famiglia, un figlio di 3 anni. Di 3 anni e 10 mesi, sì. Il Eh sì. prossimo 2 marzo compie 4 anni. 4 anni. Tutto questo non sarebbe successo se tua madre non avesse fatto un gesto incredibile e straordinario per una madre quando tu avevi 10 anni. Cioè, il tuo destino sarebbe stato completamente diverso, perché tu a 10 anni eri in Afghanistan ed eri destinato ad un'altra storia. Io sì, perché nasco in una famiglia, mio padre faceva parte dei talebani e nel 97 è rimasto ucciso e dopo la sua morte i miei fratellastri hanno obbligato il mio fratello maggiore ad andare a combattere per i talebani e dopo di lui dovevo andare io. E Tua la mia madre. madre, facendo un atto, commettendo un atto di amore nei miei confronti, senza dirmi niente perché io avevo 10 anni, magari potevo, cioè, rifiutare Pensare. di non, sì, allontanarmi, no, da mia madre perché ero piccolo, mi affida una persona e questa persona mi porta in Pakistan, che da lì comincia il mio viaggio, insomma. La tua lunga fuga da questo destino. Un Sì. gesto che sembrava, tu hai anche pensato all'inizio che ti volesse abbandonare tua mamma, no? Perché no, è difficile per un bambino di 10 anni capire questo, però hai capito che è stata la tua grande fortuna. Tua mamma ti ha fatto nascere, hai detto, una seconda volta con questo gesto. Sì, perché io per me, cioè, ero nato in un paese in guerra, c'era la violenza, per me quella era la normalità perché ero nato e cresciuto in quell'ambiente. Invece mia madre che si era resa conto che per me quello non era normalità, che dovevo avere un futuro, cioè, sicuro, Diverso. diverso, un destino diverso, insomma, in pace, in tranquillità. Però E per quando sei questo. arrivato in Pakistan, vedi, noi abbiamo fatto anche un percorso per far capire quanto è lungo il tuo viaggio. Ti hanno riportato indietro in Afghanistan, sono venuti a cercare. E tu Sì. sei riscappato un'altra volta perché lì avevi capito. Ed Sì, è nel cominciato. 2001, quando sono arrivati gli americani in Afghanistan, tanti talebani sono scappati e sono andati nei paesi vicini come Pakistan. Mi hanno ritrovato i miei fratellastri e mi hanno detto torniamo in Afghanistan questa volta per combattere contro gli americani. A quel punto io avevo paura, ho detto va bene, però lo stesso giorno, insomma, la sera sono scappato verso l'Iran, organizzando il viaggio con i trafficanti. E questa volta sono stato costretto ad andare via sia, cioè anche dal Pakistan. E questo viaggio è durato 8 anni e hai attraversato l'Afghanistan, sei arrivato Poi in Iran. Iran 3 anni e mezzo sono rimasto lì, anche lì sfruttamento perché non c'era la possibilità di avere lo status di asilo politico e sono stato infatti dopo 3 anni e mezzo arrestato dalla polizia iraniana e rimandato al confine afghano. Non volevo tornare indietro e da lì è stato insomma i trafficanti a riportarmi in Iran. Quindi sempre lavorando, essendo sfruttato, perché come ti Sfruttati, mantenevi? sì, Un perché bambino. l'unica possibilità, quello di sopravvivere, è essere sfruttati a livello lavorativo. Non hai nessun diritto, insomma, Non sei come niente, bambino. non sei nessuno, sei un Sì, sei bambino poi anche fragile, molto vulnerabile, fragile. sì, soprattutto negli ambienti dove non c'è nessuna garanzia dalla legge. E sei arrivato in Turchia? Questa volta poi ho organizzato il viaggio, sono andato sempre nelle mani dei trafficanti, sulle montagne, sono arrivato in Turchia. In Turchia potevo rischiare di nuovo a essere rimpatriato in Afghanistan e ho organizzato il viaggio, questa volta via mare.
Sempre clandestino. Sempre clandestino, dentro l'estiva del barcone, 150 persone, oltre che non avevamo nulla da mangiare, da bere, nelle condizioni estreme, subivamo la violenza da parte dei trafficanti, gli scafisti, perché loro dovevano contenere queste persone, questo alto numero delle persone. Dopo tre giorni rischiando... Sì, è la prima volta che tu hai detto ho pensato di morire, pensavo... Okay. Sì, era la prima volta, a un certo punto non vedevo nessuna terraferma e d'altra parte il motore si era rotto, l'acqua entrava nell'estiva e noi eravamo senza energia, nelle condizioni estreme, le persone insanguinate per la violenza delle scafiste e niente, a un certo punto mi sono lasciato andare e detto che sono pronto per morire. Era successo, sì, uno dei momenti della vita così estrema. E poi invece... Quando sei arrivato in Grecia, hai fatto l'ultimo salto dentro sotto un camion. Sì, e quando sono arrivato in Grecia sono finito nei campi di agricoltura e poi ho detto questo non è, dormivo nelle baracche, situazioni sempre estreme, e allora sono andato a Patrasso, ho pagato il trafficante e facevamo tentativi nel porto per arrivare in Italia. E un giorno un ragazzo stava cercando di infilarsi sotto il tir per nascondersi, non ci riusciva perché era più grosso di me, allora sono andato io a nascondermi, ci sono riuscito, l'autista non sapeva niente, ha acceso il motore. E quando siete arrivati a Brindisi? Siamo arrivati sì, a Brindisi e si è sbarcato il tir e è andato direttamente sull'autostrada. Io tre ore e mezzo stavo lì sotto nascosto. Rischiavo la vita perché il motore mi bruciava, gridavo, non mi sentivo l'autista. Alla fine ho rotto il condotto dell'olio, mi è venuto in mente, si è fermato il tir. Cioè, ti è venuto in mente che l'unico modo per salvarti era... Salvarmi quell'era, perché non c'era nessuna altra possibilità per uscire da quell'inferno, per morire, perché non sentivo più le gambe, perché era un spazio molto stretto. E lui si è fermato e tu sei scappato? Si è fermato, sono uscito dall'autostrada e mi è capitato nella vita, lungo il mio viaggio, per la prima volta un gesto molto prezioso per me, umano, un italiano proprietario di una pizzeria mi ha accolto, mi ha dato da mangiare nelle campagne di Benevento, e mi ha dato ospitalità, era inverno, poi quella zona è montagnosa, faceva molto freddo, e questo suo gesto mi ha fatto cambiare idea, ha detto rimango in Italia, sicuramente troverò delle persone come lui che mi sostengono per poter essere autonomo insomma, nella società italiana, che è stato infatti così, poi successivamente ho fatto la richiesta di asilo in Italia, ho imparato la lingua e tanti cittadini italiani gentili, accoglienti, mi hanno sostenuto nel proseguire il mio, insomma... Sei arrivato a Roma, hai dormito naturalmente per strada all'inizio, poi adesso abbiamo riassunto la storia incredibile. Io ci tenevo molto a raccontarla questa storia perché noi consideriamo spesso e volentieri migranti, richiedenti asilo, dei numeri, no? Sì. Vengono questi numeri anche buttati nei dibattiti politici, no? Per fare propaganda, meno 47, più 18, più 19, e invece non sono dei numeri ma sono delle persone. Assolutamente, io sono una di quelle persone che arrivano con il barcone, che tante volte sono i numeri che spaventano, invece non devono spaventare perché io sono un esempio. Perché tu sei un esempio di cosa? Che se tu fossi rimasto, diciamo, per strada a Roma, eccetera, forse l'unica strada era delinquere per riuscire a sopravvivere. Invece, riuscendo a studiare e a integrarti, hai capito che potevi ridare qualcosa al paese che ti aveva aiutato. Sì, sicuramente, perché per una persona che scappa, che non trova un spazio sicuro nel proprio paese di provenienza, lo trova nel paese di rifugio, di accoglienza, e quella persona in qualche modo si sente di ricompensare insomma questo atto, no, di accoglienza, per cui per me l'Italia è stato terra santa. E tu chiami l'Italia terra santa, sì, che per noi che spesso e volentieri ne parliamo male, noi anche in un programma di satira diciamo sottolineiamo i lati negativi, però ti posso dire che è commovente per me sentire che tu chiami l'Italia terra santa, mi riempie il cuore. E hai fondato un'associazione. Sì. Ti sei laureato, stai studi politici internazionali, ti occupi naturalmente
non a caso, di minori non accompagnati, che sono tantissimi. Sì, sì, perché si chiama Unire la tua associazione. La mia associazione si chiama Unire insieme ad altri rifugiati sul territorio italiano. Abbiamo fondato questa rete, la prima rete nazionale dei rifugiati, esclusivamente gestito, nato e gestito dai rifugiati. L'obiettivo è quello di autorappresentazione, autonarrazione dei rifugiati, perché purtroppo dopo 2015, quando ci sono stati degli arrivi, no, di tanti rifugiati siriani e afghani in Europa, è stato, insomma, un argomento centrale nei dibattiti politici, soprattutto nelle campagne elettorali, eccetera, e questo ha comportato che ci sia un'immagine negativa nell'opinione pubblica. E invece noi rifugiati, come sto facendo in questo momento, mi faccio raccontare da solo, mi faccio raccontare al pubblico che siamo anche noi studenti, lavoratori, infermieri, meccanici, qualsiasi, insomma, mestiere, e facciamo parte della società. Se per cui ci si potesse dare la possibilità di parlare ai rifugiati. Non volete sentirvi una, come dire, passivi? Voi vi sentite passivi all'interno della società, siete riusciti a integrarvi, no? Invece potete essere attivi e importanti anche per far capire cos'è e quanto è importante l'integrazione. Sì, assolutamente, perché quando le persone che passano attraverso il processo, la procedura di asilo e di accoglienza, e loro, se avessero la possibilità di parlare di più con il pubblico, di dialogare, magari nell'opinione pubblica c'è un'immagine diversa a quella che i rifugiati sono attivi, che i rifugiati sono protagonisti della loro narrazione, in più sono parte della società e non bisogna avere paura dei rifugiati, insomma. Senti, una cosa, tu hai dedicato la tua tesi alla tua mamma. Sì, assolutamente, perché se oggi ho una vita sicura qua in Italia, dove, insomma, ho avuto tante possibilità per farmi una vita normale e avere la mia famiglia, grazie proprio a quell'atto di amore di mia madre che mi ha dato la possibilità di crearmi un futuro diverso da quel destino. Ma lei, vi siete rincontrati? Sì, nel 2011, dopo 12 anni, sono ritornato in Pakistan. Grazie al documento di viaggio che l'Italia mi ha dato, ci sono riuscito a tornare da lei. È stato un momento super importante sia per me che per mia madre di poter riabbracciarci dopo tutti quegli anni. Era stato un momento, come tante volte dice, che vale la pena subire tutte quelle sofferenze, avere quelle sofferenze per poter viverti questo momento. Immagino veramente lei la soddisfazione, perché le madri comunque sono geniali, no? Sanno quello che, no, è il bene dei loro figli. Ha fatto un gesto fortissimo, immagino, anche rispetto alla sua cultura e alla sua tradizione. Sì, si è ribellata. Sì, qualsiasi madre, finché non vede un destino pericoloso per il proprio figlio, l'unico modo, insomma, per salvarlo è quello di affidarlo, di allontanarlo, insomma, da se stessa. Ma ci vuole molto coraggio. Molto coraggio. Infatti noi, purtroppo, è vero che in Afghanistan non è un paese, diciamo, facile per le donne, però le donne sono veramente forti, veramente coraggiose, le donne afghane. Molto. Io sono il risultato di questo, insomma. Senti, ha fatto molto piacere unire l'associazione. Se volete saperne di più, io credo che sia importante conoscere le storie vere e non solo i numeri. Ti posso fare una domanda? Ma il pizzaiolo di Benevento che ti ha dato il primo aiuto, l'hai mai più rincontrato? Io l'ho cercato in tutti i modi, sulle stampa, media, eccetera. Ma veramente? Sì, però come l'unica via è quello di andare direttamente sul posto, andare a cercare quelle vie dove ero arrivato in Italia. Ma se vuoi ti mando da Federica Sciarelli, amica mia. Sicuramente, magari. L'ha visto, sì. Proviamo. Sì, magari, sì. Perché tu lo vuoi ringraziare. Lo devo ringraziare, sì. Lo sento come un dovere di... Sì, di quel gesto che ha fatto, che oggi, insomma, sto in Italia, sì, ho avuto un futuro in Italia. Sì, grazie. Grazie. Grazie a voi. Cioè. Speriamo che lo ritrovi, poi ce lo dici, sì. Ci andiamo a mangiare tutti la pizza insieme. Grazie. Sayed Al-Zain. Grazie.